femminile. Grazie, e veramente grazie di questo invito, perché ho riassaporato alcuni argomenti che ultimamente avevo leggermente vissuto fatto. Io sono siciliana, quindi alcuni tasti, diciamo, mi toccano tantissimo. Io brevissimamente cercherò di essere veramente concentrata e vorrei appunto dare, ecco, un piccolo spunto di riflessione, non ho altre pretese, rispetto a quello di cui oggi state discutendo, di cui si sta parlando, che è appunto la povertà e tutti i numeri che non dirò nessun numero e nessuna percentuale, perché credo che oggi li conosciamo, ma li abbiamo già sentiti. Sicuramente c'è un approccio di genere, un taglio di genere e una povertà che, letta dal punto di vista del genere femminile, dà, come dire, forse ancora più disperazione rispetto a quello che già abbiamo sentito. E paradossalmente, però, nello stesso momento, questa riflessione, questo approccio, questo taglio, darebbe già la soluzione. Io adesso spero di farmi comprendere in poco tempo. Il discorso del mercato del lavoro e della disoccupazione, della poca occupazione femminile, è un argomento in realtà non nuovo, è uno di quegli argomenti di cui si è parlato tanto, si sono fatti tantissimi anche sul MIT internazionale, per non parlare di Nizza 2000, il famoso raggiungere la piena occupazione femminile, che paradossalmente e anche in maniera molto elementare, senza voler essere economista, avrebbe risolto il problema della crisi economica, perché questo non occorre essere io sono un assistente sociale, un sociologo, quindi ho capito già allora che in effetti la possibilità delle donne di lavorare e quindi di avere la piena occupazione, paradossalmente e in maniera, ripeto, elementare, mette in moto un meccanismo per tutto quello che attorno a questa situazione deve esserci. Come diceva la mia docente di economia, una donna che lavora ha bisogno sicuramente di una babysitter, ha bisogno di una donna che l'aiuta nel lavoro di casa. Poi non voglio toccare quel tasto che sulle spalle delle donne è sempre ricaduto e ancora di più oggi ricade tutto il peso appunto del welfare state, perché se la cura, l'occupazione dei bisogni della famiglia, cioè tutto quello che ricade sempre sulle spalle delle donne. Quindi questo è un percorso per tornare su alcune cose di cui si è già parlato e che condivido, cioè la responsabilità della politica. Io però mi sento anch'io responsabile, devo essere sincera, perché mentre sentivo parlare Giuseppe e anche adesso, cioè, in realtà io non mi sento meno responsabile della politica, perché se è vero che la politica siamo noi, se è vero che il nostro, diciamo, la nostra Costituzione è stata purtroppo questi ultimi giorni e anni abbastanza violentata, come dire, è una carta molto lungimirante, scritta da uomini e donne che veramente hanno voluto dare e consegnarci un paese civile che noi stiamo distruggendo, anch'io sono responsabile, perché nel mio fare o non fare alcune cose io sto facendo e non sto facendo politica, perché e non penso di dire nulla di sconvolgente. E allora vorrei tornare al mio ruolo di consigliere di parità, proprio per assumermi una responsabilità. Le consigliere di parità, uso il femminile non perché diciamo mi piace, perché sicuramente perché sono una donna e quindi mi cito al femminile, perché non voglio essere, come dire, io stessa discriminante su di me, ma in realtà siamo tutte donne le consigliere di parità, perché dicevo prima all'assessora che tutto quello che ha a che fare, che ha avuto a che fare sul tema pari opportunità, parità di genere, è stato considerato, quindi vediamo i risultati nefasti anche in questa crisi che stiamo vivendo, è stato considerato di secondo ordine e argomento da femminucce, cioè cose da relegare in secondo piano. E di fatto le politiche di parità, le politiche di pari opportunità, questo ci hanno consegnato. Cioè la difficoltà di
immettere all'interno di tutte le discussioni sul mercato del lavoro, sui correttivi, sull'economia e su tutto quanto attiene alla vita di tutti i giorni, l'approccio di genere, cioè quella famosa politica della differenza e quell'approccio alla risoluzione di problemi che sono differenti per uomini e donne, cioè superare quell'uguaglianza di cui tanto si parla, perché di fatto non siamo uguali, siamo differenti, e il concetto di pari opportunità in effetti è un concetto politico, cioè avere le stesse opportunità per uomini e donne, per bambini, per persone con problemi, diciamo, di malattia, cioè avere le stesse opportunità, quindi avere lo stesso step di partenza per tutte le persone. Noi, come figura istituzionale, entriamo nella legge italiana, entriamo nel panorama di quello che dovrebbe essere l'acquisizione e l'accessibilità ad alcuni diritti già negli anni '80, quando si cominciò a discutere appunto di pari opportunità nel senso più ampio, cioè di cui dicevo prima. Siamo quest'anno normati con la legge, scusate questa parola bruttissima, con la 125 del 91, che ha, come dire, regolamentato l'accesso ai prestiti, l'accesso comunque alle risorse economiche da parte di donne imprenditrici, o nel migliorare la propria azienda o nel creare delle aziende, in un momento in cui si cominciò a ragionare realmente che in effetti l'opportunità delle donne di entrare nel mercato del lavoro era anche l'opportunità di agevolare attraverso alcuni percorsi un po' più specifici. Di cosa ci occupiamo? E mi rifaccio in questo contesto a una povertà di informazione che fa parte di una delle tante difficoltà a superare la povertà. Ad esempio, la povertà di informazione che riguarda il nostro ruolo. Noi siamo dei pubblici ufficiali, siamo stati nominati con un decreto del Ministero del Lavoro per occuparci in maniera specifica di tutte le forme di discriminazione, principalmente nei luoghi di lavoro, anzi direi esclusivamente nei luoghi di lavoro. Ciò significa fare in modo che chi accede o deve accedere nel mercato del lavoro, chi è dentro il mercato del lavoro, abbia l'accessibilità a tutta una serie di informazioni e di diritti. E non ci occupiamo chiaramente solo di donne, ci occupiamo di tutti quegli squilibri che il mercato del lavoro e le paure, soprattutto negli ultimi anni, stanno creando negli imprenditori e nelle persone che devono assumere. Siamo anche dei pubblici ufficiali perché possiamo agire in giudizio autonomamente, siamo un organismo autonomo, anche se siamo stati messi purtroppo nelle mani dei politici. Cosa voglio dire? La nomina è pubblica e dovrebbe avvenire per bando pubblico. Il problema, siccome la politica purtroppo, e nel nostro paese abbiamo degli esempi eclatanti, comprese le nostre, arraffa laddove c'è distribuzione di potere, spesso le nomine vengono fatte dai politici, quindi le consigliere di parità non hanno quell'autonomia che dovrebbero avere e che chiaramente è il fulcro del nostro lavoro, perché se io devo agire in giudizio nei confronti del questore di Ancona, devo pure essere libero piuttosto che nei confronti del sindaco, piuttosto che nei confronti di qualunque altro soggetto ponga in essere una discriminazione o un'azione contraria a quello che sono le leggi dello Stato. Io appartengo alla schiera di persone che sono state nominate per bando pubblico, altrimenti non mi sarei spostata da Catania per venire nelle Marche. Cosa posso dire, se mi posso, diciamo, in qualche modo posso dare un mio contributo a questa interessante discussione? Io ritengo che, proprio perché io mi sento responsabile, e mi sento responsabile nella misura in cui, dicevo prima, non faccio determinate attività o azioni che devo fare, quindi sono chiamata a fare. Io penso che da questa crisi se ne esce, lo avete già detto, uno
talmente benessere e talmente serenità che potevamo disoccuparci dalla politica, perché è vero che noi ogni 5 anni, 4 anni nominiamo, ma non è vero che non abbiamo gli strumenti di partecipazione. Noi abbiamo una Costituzione bellissima, abbiamo anche una legge, se lo vogliamo citare, la famosa legge 142 sull'autonomia locale, che ha dato una forza grandissima alle autonomie locali, ma soprattutto ha dato una serie di regolamentazioni sugli istituti di partecipazione democratica in ogni contesto. Quindi io dico, assumiamoci la responsabilità anche noi rispetto a che cosa possiamo fare. Assumiamoci la responsabilità di occuparci di reperire le informazioni per poter capire come sbloccare i famosi beni confiscati alla mafia, che io sono stata anche presidente di due associazioni. Mi ricordo che a Catania ho fatto una battaglia incredibile, ma non sono riuscita ad avere un bene confiscato alla mafia, perché mi occupo di tutela delle donne vittime di violenza da oltre 15 anni, non da poco, e 15 anni fa ho costituito un centro antiviolenza, e appunto, essendo un'attività che in quell'epoca tra l'altro non era di moda come adesso, quindi non importava a nessuno, avere un bene confiscato dalla mafia nei nostri territori, ce l'abbiamo un po' di più rispetto a voi, sarebbe stata, diciamo, una cosa. E lì andare a capire dove reperire le informazioni, chi ce li ha questi beni confiscati alla mafia, a chi vengono affidati, dov'è la burocrazia? Allora lì, secondo me, è il lavoro da fare, cioè lasciamo fare a chi ha le competenze di economista, di filosofo e di giurista, che è importante, però qualcuno di noi si può alzare dalla sedia e andare a capire qual è l'ingranaggio che non fa partire alcuni meccanismi? Che cosa fa la consigliera di Pantà? Se io so che c'è una persona che rischia di perdere il lavoro, io, giusto per dare un dato, ma veramente l'unico che do, io faccio la consigliera di parità quasi da 3 anni nella provincia di Ancona, perché noi abbiamo una ripartizione territorialmente per province, nel senso che non sono della provincia di Ancona come istituzione, ma territorialmente, anche appunto per dare un'informazione corretta. E c'è anche una consigliera regionale che si occupa di tutte le discriminazioni di natura collettiva. Io ho seguito molte situazioni di licenziamento di donne che avevano comunicato che erano incinte. Allora, sapere che ci si può rivolgere a una struttura pubblica, gratuita, e quelle che sono arrivate all'attenzione mia, non perché io abbia particolari poteri, diciamo, di Wonder Woman, ma semplicemente perché ho dei ruoli e delle funzioni che mi dà lo Stato e li utilizzo, li abbiamo risolti. Li abbiamo risolti perché spesso le paure che hanno gli imprenditori o le paure che hanno chi non conosce che una donna incinta porta un beneficio, che non è una disgrazia per un'azienda, chi non conosce le agevolazioni fiscali, chi non conosce quali sono i meccanismi da attivare, i famosi soldi, sono d'accordo, i soldi ce ne sono tanti, c'è questa storia che non ci sono soldi, ce l'hanno infiocchettata, e non solo che ci sono per pagare i debiti, il debito pubblico, che è vero, ma oltre a quelli, i soldi ce ne sono tantissimi. Il problema è la povertà delle informazioni. Quello è un lavoro che secondo me va fatto, e va fatto dal basso. Liberiamo le informazioni. Allora, se mi posso, diciamo, permettere di dare questo consiglio, io la smetterei di usare la parola rete solamente per fare, diciamo, elite, per fare capire che siamo... Hai detto che c'era la cosa, però io direi una soluzione ce ne sarebbero tante, però quella che vedo io vengo da una famiglia numerosa, noi siamo 9 figli, ho 27 nipoti e alcune cose le abbiamo sperimentate, diciamo, sul campo. Una delle strade che possiamo fare subito, e non abbiamo bisogno di lauree, di percorsi particolari, di studi particolari, quello è lasciamo perdere questi occhiscenti dove ci siamo rintanati. Lasciamo perdere queste paure che abbiamo, che se io mi metto a fare qualcosa con qualcun altro perdo qualche pezzo di me. Decidiamo di perdere qualche pezzo di noi affinché però questo...
si riappropri del potere, perché è vero che la politica ha fatto dei danni irreparabili, ma gliel'abbiamo concesso noi.